Questo è il PD del sì, fare concreto. Però senta, parlando di primarie, lei teme Cuperlo e Civati? No, perché... Vabbè, lei se lo vede un popolo che si infiamma per Cuperlo? Non lo so, si vedrà domenica. Lo sa che quando Morfeo a sonno dice sono tra le braccia di Cuperlo? No, vabbè, no, non è vero, no, non credo. Comunque, Civati invece... Civati, signori miei, a me piace Civati... riconoscere sì, ai miei avversari lo stile, la forza, sì, il carisma. Questo è vero. E io capisco che Civati piace molto. Sì, è vero. Civati ha quel carisma del tipico sì. Sì, quale? Del quarto corista partendo da destra di Vana Spagna. No, ma perché devi insultare? Ma non è vero. Ma cosa per fortuna, fa? Signori, no, non faccia... che domenica oh, cosa c'è? Arrivo io e... No. Il paese quando cambierà fa... verso. Quando fa così fa paura. Oi. Chi sono? No, ma cos'è? Ma possiamo parlare di politica? State attenti che domenica arrivo io. Ma la prego. C'è quello che dice fare. Ma perché? Se puoi cambiare verso, baby, puoi farti anche ipnotizzare. Ma chi sono? Mi conosci, sono un rottamatore. Ma la smetti. Rottamati stanno tutti con me. Siedo proprio lì, baby. Ma te... dove sedeva anche Berlinguer. Sì. Al PD. Al PD. Al PD. Al PD. Al PD. Renzi. Ma no, ma... dacci un sogno come ha fatto Walter. Ma che Walter? Ma chi? Questa volta però. Usato per grazie tanto perché voi ci cascate, a me le mie frasette molto elaborate. Ora io vi dico bene che cosa fare, voi parlate invece, invece, invece di pensare. Oh. Dai! Ma cosa fa? Siete pronti? Ma non tra si va! Ma non anche voi! Anche voi che siete a casa! Ma anche in strada! Ma anche in strada! Voglia fare! Voglia dire! No. Ma non trasformi il paese in Giulio Bello cambia peso, sì? La Renzimania di Laga è contagiosa in tutto il paese ovunque. Ecco il nuovo PD, eccolo, eccolo il nuovo PD. Ma perché è contagiosa tutti voi? Ma anche voi politica. Battiato, eh? No, ve lo ricordate quando andava al Festival Bar? Perché è incredibile, al Festival Bar fa l'intellettuale criptico, no? L'ira del cinghiale bianco, gesuiti euclidei, dervisci come bonzi rotanti. Poi l'unica volta che vai in Parlamento, al Parlamento europeo, a rappresentare l'istituzione a un convegno ufficiale sulla cultura, se ne esce con troie in Parlamento. Bufera su Battiato, si è indignata anche la Presidente della Camera, la Boldrini, lui si è amareggiato, ha detto che è dispiaciuto perché fra tutti le cose importanti che ha detto è rimasta solo la parola troie. Dov'è la camera? Ari. No, Battiato, è rimasta anche in Parlamento. Cioè è rimasto troie in Parlamento, Battiato, stai sereno, è rimasto tutto. Resta il fatto che nel Paese delle Meraviglie, se dici troie in Parlamento, giustamente rischi il licenziamento. Rischi il licenziamento se lo dici. Però se invece ce le porti rischi di passare per uno statista. Ma comunque, no! No, ma no, ma...
Comunque Battiato ora è fuori. Crocetta, il presidente della regione Sicilia, lo ha cacciato. Già che aveva la penna in mano, Crocetta ha cacciato anche Zichicchi, no? Allora, scusate, la motivazione del licenziamento di Zichicchi è fantastica, ma lo fate vedere. Crocetta manda a casa gli assessori big, no? Non se ne poteva più. Parlava sempre di raggi cosmici! E Zichicchi gli ha risposto sempre sui giornali: mi libera, grazie, io sono impegnato nella ricerca del supermondo. Crocetta sbaglia a mandarmi via, io sono qui a Ginevra e sono impegnato nella ricerca del supermondo. Lo cerco da 10 anni e poi l'universo subnucleare. Mi date per favore la parrucca di Zichicchi che è lì sul super scaffale del super retropalco. La scienza certe volte cosa le persone che hanno e questa paura della scienza, la mia carriera politica è stata più veloce di un protone dentro l'acceleratore dei CERN. Ecco, cos'è il CERN? Io pensate che ormai a una certa età in Sicilia ho conosciuto anche raddoppia. Sì, cosa diceva? Cosa diceva Pirandello? Uno, nessuno, 100.000 alla meno 15 elevato a potenza. Ecco, a potenza esci, fai la superstrada. Con la superstrada vai nel supermondo. Pensate che la scienza, ecco, cos'è il supermondo? Sono 10 anni, pensate che io cerco il supermondo e non lo trovo. Mi sa che era nell'altra giacca. Ecco, la scienza, grazie. La scienza, pensate la scienza che ha dato i natali ad Archimede, questo grande persona geniale che faceva esperimenti con gli specchi. Appena ne rompeva uno, le navi affondavano dalla sfiga. Pensate. Cosa dice il primo principio di Archimede? Un phon immerso in un liquido è omicidio volontario. Ecco la scienza. E pensate, questa è scienza. Ecco. Cosa dice la scienza? Torniamo all'universo. Cosa diceva Parmenide? Parmesende. C'eravamo io, Parmenide. Fraqueva e mal dei primiti. Cosa diceva? Parmenide, e questa sa, si sente, sa, cosa diceva Parmenide dell'universo? Bello, ma non ci vivrei. Ecco la scienza. Pensate, Parmenide, dal macrocosmo, ecco, e queste certe volte noi pensiamo che dal macrocosmo al microcosmo, pensate, le leggi della fisica sono tutte uguali per tutti. Prendiamo i quanti. Quanti ne prendiamo? Non lo so. Siamo io, Rubbia, Benjamin, Fraco, passando, facciamo 6, così stiamo tranquilli. Ecco, pensate ai raggi cosmici. I raggi cosmici sono bastardelli, eh? Sono composti di particelle che giungono a noi dallo spazio esterno a rubare il lavoro alle particelle terrestri. Cosa sono queste piccole particelle? Parti piccole, piccoli ruoli nei film, comparsate, che poi magari però il regista ti nota. Ecco la scienza.
Sapete, nell'antichità al centro dell'universo c'era l'uomo, tutto girava intorno all'uomo. Poi hanno inventato le rotatorie e da allora l'uomo gira intorno al vigile. Prendete il sole. Fatto? Con le presine si prende il sole. Prendete il sole, oppure con lo specchio. Ora che avete preso il sole siete abbronzati. Questa è scienza? No, questa è una vacanza. La velocizzazione del corridoio ferroviario adriatico costituisce opera strategica ed impegnativa per il governo italiano, nonché opera oramai ineludibile per la drastica riduzione del fenomeno di codesta nel traffico veicolare a Roma. Il mio auspicio personale è per impegnarsi a fare riferimento ad una società come quella lituania, che veda il sistema dei servizi di gran lunga più all'avanguardia di quelli dell'Italia. Il passaporto è un po' come quella coperta che rappresentava per Linus, famoso personaggio di Charles Brown. Non ritiene, signor Ministro, di peronare presso il governo questa istanza di introdurre in internet corse che permettono agli italiani all'estero di frequentare le scuole italiane affinché il nostro patrimonio culturale venga salvaguardata attivando un sistema in rete economico e altrettanto sufficiente? Il cosiddetto decreto legge liberalizzazione numero 1 del 2012 ha disposto la possibilità di costituire 5.000 nuove farmacie, una ogni 3.300 abitanti. Ce l'ho detto, 3.300, l'ho detto che lo dice! Onorevole Razzi, buonasera, buonasera onorevole. Senta, onorevole, questa settimana è crollato un altro pezzo di Pompei. La sicurezza della necropoli è un problema. Onorevole. Ma io non credo, anche... No, no, guardi, è un problema, la necropoli è un problema. Ma questo non credo delle... Sì, sì. Ma non credo. Sì, no, beh, anche se crolla Pompei... ci sono parecchi extracomunitari... Cosa c'entrano? Cosa credo che addirittura le necropoli, io credo, no, anche perché no. Il micrante è utile anche alla società, la sempre necropoli. Che quando piove tiene l'ombrello, quello te lo vende. E ma anche non c'entra. Pompei è bella, Pompei è bellissima, e poi vorremmo... anche tutti i pomparoli, ma... che è una polizia che, non che vede chiamano... la gente che ha per strade le pattino, ma e questo pattino? Pompei mi ricordi la Svizzera, no, non che non però credo. Era mancante di rovine, anche perché la Svizzera non è come l'Italia, che è proprio un rovinatoio naturale. Anche perché c'è piena di storia, ma anche antica parecchio. Sì, che è un'antichezza che è più di 3.300. Sì, però guardi, senta, Pompei, è serio l'argomento, Pompei rischia il crollo, forse la colpa è della spending review, no? Si dice che la spending review potrebbe aver... Ma anche se dipende come... La spending review potrebbe aver causato... Io non so, no? Io non credo. No, si dice proprio che... No, non credo, guarda, anche perché il ragù, dipende come lo fai, se lo fai abbastanza denso... Non il ragù, no, ma no, io vabbè, mi ricordo che la mia amata Svizzera, se ne parla c'era questa giornale. Cosa, questa trattoria italiana, ma non c'entra, tenuta dai svizzeri, che facevano questo ragù, che lo mangiavo, poi al mattino dopo ci stavo 3 ore e 3 al bagno. No, vabbè, anche perché era ragù di capriolo, sì, ma non ci levava la pelliccia. Ma come il capriolo? Senta, onorevoli, l'Italia deve preservare i suoi tesori. Ha sentito cosa ha detto Olli Rehn sui conti italiani? Mamma mia. Onorevole, ha sentito cosa ha detto Olli Rehn sui conti italiani? Questo, no? Non, a proposito... questo non credo. No, ma non credo. L'ha sentito o non l'ha sentito?
Ma no, non può non crederlo. Ha sentito cosa ha detto anche perché no, ho capito. No. Oh. Ma non questo io anche perché siamo sotto Natale, Cosa c'entra questo con credo che una Ren si mette a dire le cose su Carlo Conti, che anche perché come ha visto non c'entra Carlo Conti, non c'entra la Ren. Anche perché ho visto una puntata di A Quark di Piero Angelo. Si dice Quark. E la renna non parla, il pappagallo sì. Sì, vabbè, questo siamo contenti che l'abbia anche scoperto. Anche in Corea del Nord mi ricordo che c'era questa pappagalli che potevano parlare liberamente certo. Con i diritti umani, che infatti potevano dire quello che volevi. Va bene, però guarda, la renna è bella. Ma non stiamo parlando delle renne. Se faccio l'albero al presepe, grazie, io ti ringrazio di questa domanda. Non gliel'ho chiesto. Anche perché mancano quasi 3 settimane sì, e 3. Esatto, ma io... Sono più per la tradizione tradizionale. Che cos'è? Anche perché cos'è? Gesù che era Abruzzo. Ma non è, infatti, no, non è Abruzzo. Anche no, perché nel presepe ci vede tanti pastori. Lei non sa che l'Europa ci fa pressione per rispettare No, mi fa anche proprio... Perché? Amico sì, caro, lo dico, sì. Te lo dico in euro. Ecco. Fatte le cazze tu. Ah, vabbè. Che in lire fa 2 miliardi di cazzi tu. Ha fatto una moltiplicazione. Che te ne fotta a te di quello che dice l'Europa? No, vabbè, ma quelli sai, tedeschi ancora li abbrucia, che hanno perso la guerra, sono incazzosi. No, hanno preso 4 pappine, Italia-Germania, del 70. Non è per quello. Dammi retta, pensa alla famiglia tua. No, sì, esci dall'euro per conto tuo. Io? Che tra poco ci buttano fuori, lo fatti una moneta tua per li cazzi. Cosa me ne fa? Ma non si può. Che poi va in Congo belga, in Lamponia, dove ci sono Lamponia. Dove ti pare a te, ti spendi tanto quelli che cazzo ne sanno che soldi ci abbiamo qua. Ma vabbè, loro, fatti la domanda. Dammi retta, metti su un compro oro. Ma perché? Ma perché? Attaccate le collanine, i fedi, i molari, gli incisivi. Ma no, ma e non... poi pum 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 la grana che ti arriva. Sì, ho capito. Poi, ma poi squagli tutto. Ti fai una parte di vitalizio, una ma parte adesso lo spuntani con una cubana. Ma no, e ma tua no, moglie ma gli no, dice che hai rubato tutti gli zingari. Ma che no, te ne fotte. Ora chiedimi una cosa neutra. Neutra? Una domanda da TG4. Ah, va bene, sì. Onorevole Razzi, come commenta il duro giudizio sui senatori a vita del suo compagno di partito Gasparri? Questa è facile, ne hanno parlato tutti. Questo no, anche cosa no? No, come commenta, non è tanto, no? Anche perché i senatori Gasparri anche se noi Gasparri è bello. Vabbè, questo è un giudizio anche che è di una bontà probabilmente e sì, che però tu lo vede, ha detto delle e cose e che viene a farti anche a fargli la carezza alla fronte, addirittura, che sì, ci dà lo zuccherino che se ti porta le ciabatte. No, vabbè, no, guardi. Gasparri è buona questa bontà di Re Maggio, come sì, Baldassarre e Mirchiorre, che proprio no, che no, portava Mirchiorre birra no, al bambino, sì, anche perché... La mirra si dice... Senta. Però lui infatti diceva, il bambino magari si ubriaca. No, guardi, Gasparri ha detto che Renzo Piano è spregevole, Renzo Piano, l'archistar, no? Ma abbiamo guarda, parlato anche... Questo non credo, anche sì, perché... Sì, no, l'ha proprio detto, abbiamo parlato visto anche prima... 30 volte il film. Che film? Quale film? Di cosa il film parla? È bello. Ma chi... Anche perché mi piace quando c'è quello branco di gente con i capelli... Ma chi? Che cantano Jesus Christ Archistar. No, quello è superstar. È un momento che è di una commozione, un che ti è salito il magogno... Ma che magogno? Da rizzare i capelli sulla testa e quello dietro non vedeva il film. Addirittura. Però senta, il suo partito ha offeso persone che rendono onore al nostro paese nel mondo, no? Come Rubbia... Questo non credo. No, ne abbiamo visto anche prima. Ma sì, sì, Rubbia anche è gente che c'ha il vitalizio, non credo che si vabbè, mette lì che Rubbia, ma anche vanno a rubbiare. Non rubbiare. Guardi, anche con Abbado se la sono presa. No, non credo sì, che Pippo sì, Abbado, sì, ma no, è bravo ma presentatore chi, anche è Pippo in Senato, prego, che ci serve uno con la sua bravura. Però ma no, ma... per diventare anche senatore a vita sì, che è presentato a Sanremo, tu ci deve magari avere non è Pippo Baudo, fare voce di Teramo Nuovo, che anche allora su perché hai requisito buono. Che lei, giusto, lei, anche lei, perché... lei è senatore, ma non è senatore a vita, lei per esempio. No, lei non è. No, ma basta, ma tutte. Amico caro, te lo dico da senatore. Va bene. La mozione fatti li cazzi tua è approvata all'unanimità. Va bene. Ma te che te ne frega di quello che dice Gasparri? Vabbè, ma è un problema quando politico. Quando parla se... Gasparri. Sì, noi ci mettiamo le cuffiette, ascoltiamo la partita. Però è in Senato. Io non ascolto la voce di Gasparri dal 2003, non ho capito. Però è in Senato. È tutta invidia, amico. Ma diventa senatore anche tu. Ma non posso. Comprati. Vendono dei timbri. Ma no.
ti metti un timbro sulla, ma no, ma quelli sono... sulla patente, scrivi senatore a vita, ma non è tutta malvivenza, non controlla nessuno, è tutto illegittimo. Ma non è, sì, è vero. Fatti crescere tanti capelli lunghi. Perché? E poi te li tagliano a gratis in senato. Ma uno se li fa crescere apposta. Quando sei alla buvetta, prendi più panini che puoi. Ma perché? Anche se non c'hai fame, sbattete nel cazzo. Ma perché? Perché poi li rivendi fuori, a quelli che fanno la protesta. No! Te li rivendi li inculi due volte, ti prego, prendi dei panini. Veramente non si può. Fammi una cosa personale, che piace alle donne, una domanda personale che piace alle donne. Allora, onorevole Razzi, cambiamo completamente argomento. Lei è molto in forma, cosa fa? Segue la Dukan? Questa proprio... Ma questo non credo, anche perché come? Io... Non credo, no, non credo che... Non credo, non segue. Non credo che Dukan le posso seguire, anche perché? Dentro casa non c'ho il giardino. Cosa anche c'entra poi... il giardino con Dukan, scusi? Anche poi prendo 12.000 euro e tre e spendo i soldi per croccantini, che ma poi no, non me ne no, sto no, da mangiare cani. A me Dukan e mi devo cucinare il cane. È una dieta, Dukan. Non che non è bello, cani. Perché se poi sono senza soldi e mi cucino il cane... Ma non deve cucinare. Metti che è un chihuahua, mangio poco. Allora, in quel caso, meglio un pastore mare in mano. Ma anche perché... Sì. Io mi ricordo che nel Nord Corea non... c'erano questi cani di una dieta. Polizia che facevano le cosette loro e le pulivano loro. Va bene, no, perfetto. No, io intendevo dire se segue dieta, se magari fa del fitness, ginnastica anaerobica. No, questo no, anche arrivare non fino all'aerobio e far ginnastica ma no, non conviene. No, ma dai, anche non perché, può non sapere cos'è. Trovo una palestra vicino, anche 1000 no, euro e tre costa. Oddio, anaerobi. Magari puoi prendere il volo Lacoste, ma anche quello non credo perché... Low cost. Che puoi arrivare a roba e che c'è il problema delle docce. Anche perché... No. Magari fai una doccia Nairobi con quei ragazzi che hanno che c'è il confronto che ti senti un po' onorevole Razzi, in difficoltà che vedi la queste prego. Ma non possiamo come parlare... delle anche perché no, le alleane ma la prego, non possiamo parlare di queste cose, lei è un senatore. Guardi, parliamo della Coldiretti che l'altro ieri ha portato dei maiali davanti a Montecitorio, ma no? Guarda, ha visto, no? Anche perché ci ha fatto molto piacere, è sì, stato un omaggio gradito, non anche era perché omaggio, era ora era, di pranzo. Non era un io omaggio. Li preferivo non cotti, era, ma non mi sono fatto problemi. No, ma che non può averli mangiati crudi. Non era erano omaggio. Vivi, dovevamo ancora ammazzarli, ma... Era una protesta per difendere il Made in Italy, una cosa no, seria. No, sì. Non credo che i maiali hanno il problema del Made in Italy. Non hanno il problema i maiali. Il maiale per sua natura non è che spenda, ma anche perché non c'ha le tasche per mettere il portafoglio. Il maiale, se lei vede, c'ha un buco dentro i soldi che ce li mette nella schiena. No, quello è salva danaio. Anche perché è io mi ricordo cosa, la mia svaga svizzera, che c'è un maiale, no. È vero, che ho provato a infilare le monete nella schiena, ma non gradiva. Non gradiva, certo. Io dicevo, parlavamo di esportazioni, di export, il problema dell'export. Amico, il problema te lo dico da escort in macchina, export, in motel, fateli i cazzi tua. Export. Ma che te ne fotte a te dell'esportazione in Italia? No, ma è che sei un cognato che fa il ducaniere. No, però è un fatti tema importante. Fatti un import export tuo, esporta perché... tua moglie a Rimini, ma importa stare, una Moldava di 20 anni, ma no, che te la fai? Ma non... Comprati un camion pieno di maiali. Perché? Insegna ad abbaiare. Ai maiali? Li rivende ai cinesi ricchi come cani. E devo insegnare dammi dei maiali retta, amico ad abbaiare. All'estero c'è tutta malvivenza. Ho capito, ma non... Prenditi un camion di donne indonesiane con le dita piccole. Ti fai fare dove i tortellini vai? Di notte. Al posto del ripieno ci metti i feltrini dei tavoli. Ma e li rivendi in Indonesia e ci fai un sacco di grano, tanto non capiscono un cazzo di tortellini. Ma perché? Approfittane quelli che stanno dietro sì. A me. Pensi che sono abruzzesi questi qui? Beh certo, sono tutti... Sono tutti nigeriani col fondo no, ma no, non è vero. Cantano per 2 lire. Ma non è vero. Non è vero un cazzo. E non quindi... rompo un cazzo pure tu e canta va bene. Pure tu. E ride, 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 ride. Ragazzi, io voglio fare la pace con tutti, io voglio fare la pace con tutto il PDL, con Alfano, la Santanchè, con tutti, la voglio fare la pace. Voglio farla anche con Brunetta. Sì, io voglio fare pace con Brunetta, con tutti. Sabato scorso hanno fatto, quelli del PDL, una manifestazione a Brescia e l'hanno fischiato, hanno fischiato Brunetta. E avete sbagliato a fischiarlo, perché guardate, guardate quest'uomo qua invece come ha reagito bene, un signore. Guarda che signore che è stato. Grazie.
Che, che scorta, ministro. Grazie. 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 Ma si aspettava i fischi? Grazie. Si aspettava i fischi? Grazie. Si aspettava i fischi? Piazza straordinaria, piazza straordinaria. Nessun fischio. Piazza straordinaria. Destra, destra, destra. Le danno del mafioso, ma perché? Straordinaria! Ho capito, ho capito! Piazza straordinaria! Ma non si ripeta! Piazza straordinaria! Nessun fischio! Viva la democrazia! Sì. Abbasso i fascisti! Abbasso i fascisti! Onorevole! Onorevole! Piazza straordinaria! Onorevole! Piazza straordinaria! Onorevole! Piazza straordinaria! Onorevole, piazza straordinaria. Beh, insomma, onorevole, non tanto. Onorevole, piazza straordinaria. Beh, non straordinaria. Onorevole, come piazza mai? Piazza straordinaria. Onorevole, piazza come... straordinaria. Ma insomma, non si direbbe come piazza mai? Piazza straordinaria. Si... Come mai? È... Ottimo. Ottimo. Piazza straordinaria. Come mai è straordinario? Come mai è Vittoria. Circondato dalla polizia? Vittoria, piazza straordinaria. Come mai è circondato tutto dalla polizia, tutto onorevole? Bene. Come mai? Visto che è straordinaria, come mai la polizia? Perché la gente mi ama. Ah, è sicuro. Perché la gente mi vogliono toccare. Ah. Perché vogliono dei pezzi di vestiti. Perché mi adorano come Neck. No, non credo, guardi. La sinistra non c'è. È sì. andata via. No, guardi, non ecco, è sicuramente un problema mio. Ci sono stati un sacco bene. Di fischi, onorevole. Piazza straordinaria. Di fischi. Piazza onorevole. Straordinaria. No, tanti fischi. Straordinaria. Onorevole. Tanti fischi. Lei è mai stato a un concerto di Neck? No, guardi, sinceramente. No. Al concerto di Neck, non è che dicono sì. bravo, sì, grazie, ci figurano più, più per farsi sentire. Ho capito. La gente. La gente lo fa così perché mi ama davvero. Ma io guardi, non lo so. Ecco, occhio. Arrivano delle cose, onorevole. Allora, arrivata... Spiego. Spieghi. Mi hanno tirato la lattuga. Sì, Perché sanno che io sto leggero. Ah, ho capito. Guardi, allora, non credo, onorevole. Mi tirano l'insalata. No. Perché i miei fan la procurano. Voglio l'insalata, no, sto leggero. Credo. E loro mi amano. Vero che mi amate? No, no. La stanno piazza con... straordinaria. La stanno contestando. Piazza straordinaria. Onorevole. Bene. La stanno contestando. Lei chi è? Io sono un lei che cosa fa? Un giornalista. Che mestiere fa? Un giornalista. Di cosa? Il Fatto Quotidiano. Ah, bene, Il Fatto Quotidiano. Sì. Cos'è? È precario? Ma no, ma lasci stare. È precario? Ho fatto gavetta. Ho fatto bene, gavetta. Quanto? Col Fatto? Ho fatto, sì. Ah, precario, sì. Ha fatto Fatto Quotidiano. Ma lasci stare, precario? Sì. Ma sì, ma va bene, chi se ne frega? Io ho fatto i contratti di lavoro. Sì, perché lei... Ho fatto emergere il sommerso. Sì, vabbè, ma... Lei è stato un precario del Fatto Quotidiano. Succede anche questo. Auguri, auguri, auguri. Dove va? Dove va? Vado alla gente che mi ama. Vado a incontrare la mia gente. Ma non la stanno amando tanto. Vede? No. Non, ecco, guardi, ecco, guardi, guardi, onorevole. Allora, arrivato, prima è la lattuga, ora il prezzemolo. Ecco, appunto. Non avete è un po' d'aglio, una cipolla che facciamo un soffrittino. No, che arriva, ecco. Grazie, che sono grazie. Anche, ecco, onorevole. Ecco, la cipolla. Ho la cipolla e l'aglio. Cosa fa? E li tiro in padella, li tiro un po' così. Senta, non è un bel segnale. Non so se hai visto Cracco. No. Che fanno queste cose. Bene. No, ma non senta, è un bel segnale. Mi dà, guardi, senta. Ecco, sente, sente. Stanno urlando vergogna. Stanno urlando. Sa cosa stanno urlando? L'abbiamo sentito tutti. Di cambiare certo. vestiti. Perché no. non è ancora arrivata l'estate. No, no, urlano vigogna, no, vigogna. No, no. Vigogna. È vergogna. Le urlano vergogna, onorevole. Bene. Si è sentito. Bene, mi amano. No, piazza ma... straordinaria. Ma non è una piazza straordinaria. Senta, scusi, ma volete una... Onorevole, volete una soluzione politica ai processi di Berlusconi? Assolutamente no. Ah. Vogliamo giustizia, giustizia, sì. giustizia. Riforma della giustizia. Così sì. salverà anche Travaglio. Chi se ne frega Travaglio. Di Travaglio? Ma lasci bene, stare Travaglio. Travaglio. Lasci stare. Bene. È possibile che il vostro unico pensiero sia salvare Berlusconi dai processi, onorevole? Perché tutti lo amano. La gente lo ama. Sì, ma... Lei è invidioso perché no, nessuno no. ama lei. No, ma, la... nessuno ama... ma non è un problema. Fatto Quotidiano. Sì, Fatto ma... Quotidiano. Che tristezza. Ma lasci stare. Che tristezza. Lasci. Fatto Quotidiano. Sì. No, onorevole, non è il caso. C'è un pace, clima. È un gesto no, di pace. No, non è un gesto di pace. Scambiamoci un gesto no, di pace. Onorevole, quello non è un gesto di pace. Travaglio, la gente prego. Non può amare Travaglio. Sì, ma lasci perché stare. Travaglio c'ha sempre la bavetta qua. Ma non la gente ama Berlusconi, sì. ama me. Ecco. Si ricordi che lei è precario. Sì, lasci stare. Lei è stato precario al Fatto Quotidiano. Bene, che, tristezza, però... che tristezza, sì. Va bene, tristezza. Però tristezza. Se la amano così tanto, perché non si libera dal cordone di protezione? Mandi via i poliziotti. Se la amano Bene, allora lasciate che la gente venga a me. Oh, vediamo guarda, un po'. Guardiamo che guardiamo. Mi amano. Prego, vediamo, venite. Guardi come le vogliono bene. Ecco, vede, onorevole. Buffone, buffone,
Onorevole, non le vogliono tanto bene. No, dove va? Di qua c'è il cassonetto. C'è il cassonetto. No, ma vede che non l'amano tanto. No, vede, onorevole. Come buio qui dentro. Ottimo cassonetto. Viva la differenziata. Piazza straordinaria. Ottimo. Ottimo. Ho paura ora però. Aspetta, Nazareno, un momento. Sto avvertendo Titanic che sta andando contro iceberg di merda. Poggia, Nazareno. Tua posizione molto precaria. Tu sei sull'oro di burone con pattini durante terremoto, sai questo? Solo un miracolo gastronomico ti può salvare. Cos'hai fatto? Chef, io ho pensato di presentare una specialità per Pasqua. Tu hai pensato? Tu sai pensare, vuol dire che quello che sento in tua testa non è rumore di ghiaia. Sono sorpreso di te, perché so che quando vai a tuo paese, scemo di villaggio, ti prende per il culo. Cos'hai fatto? Chef, uovo in cartoccio con ripieno variegato e salsa verde a parte. Variegato? Anche musica si ferma con questa merda. Io... è immangiabile. Tu sai questo? Stavo per muoio veramente. Guarda, io non posso esprimere con parole. Sai nel Texas quando portano un piatto del genere cosa fanno? Tirano fuori mio cugino John McLaughlin e Frankie McLaughlin. E quando vedono sta canzone qua, c'è solo una cosa che possono fare. Possono fare canzone. Loro sono qui, seduti qua, da 3 giorni. Hanno le gambe distrutte. Origini di pugliesi, sua madre. Comunque, noi per spiegare questo, cosa facciamo? Quando escono fuori loro e cantiamo la canzone. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dimmi, Nazareno, su che piatto fai? Con sta salsa muoro, basta il tuo cucchiai. Se mio cane vede somma pazzone qua, sai che fa? Piscia. Se assaggia Gordon Ramsay dopo sputerà, però prima spara. Ti sembra piatto salato questo? Ti sembra piatto che posso portare a New York? Il piatto usa cruda e stufato di pietà, mi stai diludendo, mi stai tuo padre per Opi in bocca autostrada a contromano? Uno degli ex fidanzati di tua madre è 3° battaglione San Marco? Tua ragazza su pube ha tatuato welcome? Tua madre fa collane con l'interiore di animali? Quando i gatti neri vedono tuo fratello si toccano i maroni? La tua prima volta non te la ricordi perché deve ancora succedere? Tua madre da piccolo ti diceva che il bagno lo potevi fare un quarto d'ora dopo mangiato. Quando eri piccolo i tuoi ti vestivano da zorro, ma tutto l'anno. Questo pianto ha un nome, si chiama Bishop Sheets, ce lo mangio, moro. Sei arrogante, cracco, poi ti ucciderà, mi stai deludendo, mi stai deludendo. Stai diludendo. E hai tutta.